Come promesso nel video precedente, oggi vedremo tanti articoli che ho selezionato per voi per arredare la camera da letto in stile minimalista. Ciao, sono Sabrina e mi occupo di interni emozionali. Benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, idee per rinnovarla oppure, se dovete venderla, metodi per farlo velocemente. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere avvisati quando esce un nuovo video. Se non avete già visto quello precedente, vi invito a guardarlo perché parlo appunto delle caratteristiche dell'arredamento per la camera da letto in stile minimalista. Partiamo quindi con la nostra carrellata con l'elemento principale della stanza, ovvero il letto. Guardate questo letto matrimoniale di Trecu, in tessuto con tessiera imbottita. Ha davvero un bel design, lineare e semplice. In più appare rialzato rispetto al pavimento. Altro letto piuttosto essenziale è questo di Polyform, sempre in tessuto con testiera imbottita. Particolare è Gaudí di Flou, con la struttura in legno massello e tessuto. Se volete un letto che sembri davvero sospeso, guardate questo di Lago, lo trovate anche con la testiera e i comodini integrati. Per case minimal chic vi mostro anche questo bel letto di Aston Martin in pelle che appare leggerissimo. Se invece volete sostituire soltanto la testiera, vediamone alcune della tipologia di cui ho parlato nell'altro video. Guardate questa testiera Tonic di Maison du Monde con una nicchia e dei contenitori laterali. Questa soluzione vi permette anche di evitare i comodini. Simile a questa c'è la testiera Brimness di IKEA che ha contenitori laterali per i libri o altri oggetti da tenere a portata di mano, volendo appunto anche questa in sostituzione dei comodini. Per il sistema integrato di testiera e comodini abbiamo la testiera Nordli di IKEA che c'è anche in bianco e la trovate anche in vendita con il letto coordinato. La testiera Mandal con degli stelli in legno naturale che permettono di posizionare a piacere dei piccoli piani d'appoggio che possono fungere da comodini. Come abbiamo visto nell'altro video, i comodini dovrebbero essere molto semplici ed essenziali e un modo per ottenere questo effetto è quello di usare delle mensole a giorno. Le possiamo trovare da IKEA, della famosa serie LAC. Guardate questa piccola mensola 30x26 cm, potete usarla tranquillamente come comodino minimalista, tra l'altro a soli 5 euro. La trovate anche effetto rovere e nera, tutte finiture adatte allo stile minimalista. Altro comodino sospeso lo trovate da West Wing, con cassetto apribile, anche in grigio scuro e nero. Sempre da West Wing c'è questa minimalissima mensola in lamiera piegata che vendono già in due pezzi. Nulla vieta poi di usare come comodini a parete sospesi anche questi scaffali cubici di IKEA che si chiamano Eket, la versione però profonda a 25 cm che è un po' più ridotta. Oppure della stessa serie hanno un comodino vero e proprio da terra con due cassetti, sempre molto semplice. Da casa invece potete trovare questo comodino particolare con gambe che lo rendono slanciato e leggero e anche un vano contenitore. Da Sklum c'è questo esile comodino molto più squadrato di quello appena visto e lo trovate anche in altri colori. Passiamo alle cassettiere. Molto elegante questa cassettiera Kobe di West Wing, sollevata da terra con una struttura nera. E quest'altra, sempre sollevata, ma tutta nera. Poi abbiamo la cassettiera Malm di IKEA, i cui cassetti prevedono un taglio a 45 che permettono di aprire il vano evitando maniglie. La versione base è 80%, ma la trovate anche in altre versioni. Soluzione interessante è questa cassettiera componibile Nordli di IKEA, a cui potete aggiungere altri moduli al di sopra e ai lati. Vediamo ora gli armadi, un elemento che già di per sé è piuttosto imponente e che quindi è bene scegliere
il più essenziale possibile. Partiamo con Pax, che ci propone IKEA, con ante scorrevoli. Il vantaggio è che sono piuttosto larghe, permettendo di suddividere solo in due pannelli una larghezza di ben 2 metri. Poi abbiamo questo armadio IDEA con anta classica abbattente e scanalature per aprirla. È sempre così essenziale questo altro armadio di Polyform. Passando alle ante scorrevoli, c'è questo armadio di Lema e quest'altra versione di Composite. Se preferite armadi dalle ante complanari, ovvero che sporgono soltanto quando sono aperte, vi segnalo Extra sempre di Composite, Storage di Porro e Core di Caccaro. Di questo modello c'è anche la versione che può contenere la TV, come spiegato già nell'altro video, e sempre della stessa azienda un'altra versione che invece la ingloba. Questo armadio di Presotto ha ante scorrevoli e invece qui la TV è collocabile direttamente sull'anta. Per quanto riguarda l'illuminazione, vi mostro delle lampade per illuminare la zona del letto, alcune che sono applique da collocare a parete e altre sono delle sospensioni da far scendere sopra i comodini. Partiamo con un applique, questa è Ally ed è di Sclum. Sempre di Sclum abbiamo questa lampada a parete Trabi. Poi abbiamo questa lampada a sospensione Tulip Blossom, la cui lunghezza è regolabile ed è ideale da posizionare a soffitto e farla scendere appunto a ridosso dei comodini. Stessa cosa con questa sospensione Mont nera e questa particolare lampada in calcestruzzo. Vediamo ora i tessili e in particolare i cuscini, che sceglieremo a tinta unita e con toni neutri oppure con delle geometrie semplicissime. Da IKEA potete trovare queste fodere 50x50 di nome Gurli in versione grigia oppure beige. Per staccare un po' da queste tinte piatte potete usare con moderazione delle semplici geometrie, come questa fodera bianca e grigia double face, questa fodera rettangolare a righe, questa fodera double face Musselblom da usare però dal lato del cerchio nero e infine questo cuscino a righe bianco e grigio scuro. Come spiegato già, lo stile minimalista prevede molto ordine e il tenere poche cose o comunque poche cose in vista. Occorre quindi cercare dei contenitori, delle scatole e delle ceste. Vediamone qualcuna. Da IKEA c'è questa cesta Branas, bianca effetto legno e nera, e questa con l'interno nero. Potete anche inserire un contenitore in tessuto, come questo che si chiama Drona, oppure una scatola in plastica come Bullig. Tra l'altro hanno le dimensioni adatte per essere collocate all'interno del mobile Kallax, sempre di IKEA. Poi ci sono tutta una serie di scatole utili per riorganizzare la postazione con la scrivania, se all'interno della stanza da letto, e che aiutano a rendere lo spazio più ordinato e arioso. Vi lascio il link al sito di IKEA della sezione dedicata. La carrellata di articoli termina qui. Vi sono piaciuti tutti questi arredi per una camera in stile minimalista? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi cliccando qui al canale e ricordate che potete attivare la campanellina se volete ricevere una notifica quando pubblico qualcosa di nuovo. A presto, ciao!